Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali di quest'oggi, domenica 21 aprile, un'edizione che si apre con la cronaca e la notizia dell'ennesimo grave incidente che si è verificato sul Terraglio. Siamo in provincia di Treviso, a Preganziol, nella notte, poco prima della mezzanotte e mezza, si sono scontrati un SUV e una moto. La moto BMW condotta da una ragazza di 31 anni di Treviso e l'auto, una Jeep condotta da un 61enne di Preganziol. L'impatto è stato molto violento, ad avere la peggio la ragazza che è stata sbalzata sull'asfalto. Dopo l'arrivo dei soccorsi la giovane è stata trasportata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove è tuttora ricoverata in gravi condizioni. Illeso il conducente dell'auto. Sul posto per accertare la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità sono intervenuti i carabinieri. E restiamo in provincia di Treviso perché è stata identificata solo ieri in tarda serata l'identità dell'escursionista precipitata ieri sul Sorapis a Cortina d'Ampezzo. Si tratta di una 55enne di Castelfranco Veneto, Monica Reginato. Era molto nota in città ed è profondo il cordoglio per la sua scomparsa. Sentiamo. È Monica Reginato, 55 anni, di Castelfranco, la scialpinista morta ieri durante un'escursione sul Sorapis nel Bellunese, precipitata per centinaia di metri davanti agli occhi dei tre compagni. Il gruppo stava affrontando la traversata del Sorapis da nord a sud. Arrivati al punto d'appoggio lungo la difficile salita del canale Comici, il cambio d'assetto, sci in spalla e ramponi ai piedi. Sembra proprio che durante questa manovra la donna abbia perso l'equilibrio, precipitando per 300 interminabili metri. Subito è scattato l'allarme alla centrale operativa del SUEM 118 di Pieve di Cadore. L'elicottero Falco ha imbarcato l'equipe medica con il personale del soccorso alpino. Il volo di avvicinamento è stato fulmineo ma vano. Al loro arrivo ai sanitari non è rimasto che constatare il decesso dell'alpinista per diversi e gravi politraumi. Sotto shock i compagni d'escursione ridiscesi a valle lungo il canale Comici in autonomia. Grande appassionata di montagna e socia del CAI e parte della scuola di alpinismo, Monica Reginato era molto conosciuta a Castelfranco. Con la sua famiglia gestiva le storiche pelletterie Reginato in Piazza Giorgione e al lavoro affiancava la passione per i viaggi e soprattutto per la montagna, una passione che purtroppo le è costata la vita. Ancora cronaca da Padova. La polizia ha fermato due stranieri che utilizzavano come nascondiglio per la droga l'ingresso al parco giochi Città dei Bambini di via Santa Eufemia, un parco dedicato ai più piccoli che i due pusher pensavano forse non attirasse l'attenzione dei poliziotti. I due stranieri sono stati arrestati per possesso a fini di spaccio di eroina ed hashish, più di 40 grammi di droga che poteva incautamente finire, se scoperta tra un gioco e l'altro, nelle mani di qualche bambino. Sequestrate 10 dosi di eroina ed una porzione di un panetto di hashish. Dopo essere stati arrestati, i due sono stati giudicati per direttissima ed entrambi condannati a 10 mesi di reclusione. Saranno espulsi. Ed ancora da Padova, un 46enne rumeno è stato catturato in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso dalle autorità della Romania. A suo carico pende una condanna a 3 anni di reclusione per una rapina di 10.000 euro commessa assieme ad altri ai danni di un connazionale in Romania. L'uomo è stato rintracciato dalla squadra mobile di Padova in un bed and breakfast di Piazzola sul Brenta. Terribile aggressione domestica ieri per un'83enne padovana che è stata attaccata e presa a morsi da 5 cani di grossa taglia che vivevano con lei. Purtroppo è stato necessario amputarle entrambe le braccia. Aggredita in casa dai suoi 5 cani di grossa taglia, un'83enne padovana ha subito lesioni gravissime dopo essere stata assalita dai suoi 5 mastini e ha perso entrambe le braccia. L'anziana è stata soccorsa dopo l'intervento dei carabinieri di Padova nella sua abitazione di Mortise, quartiere della periferia di Padova. I militari, quando sono entrati nell'appartamento, hanno trovato l'anziana a terra priva di sensi. Hanno dovuto allontanare i cani e hanno chiamato subito i soccorsi. Trasportata d'urgenza in ospedale a causa delle gravi lesioni dovute ai numerosi morsi, l'83enne
anziana ha subito l'amputazione dell'intero arto superiore destro e dell'avambraccio sinistro. L'anziana è stata ricoverata in prognosi riservata, non è in pericolo di vita. Ancora da capire cosa abbia scatenato l'aggressione dei 5 cani che da tempo vivono nell'appartamento dell'83enne. A Mestre ora nuova aggressione nei confronti di una donna presa a calci. Il fatto è accaduto in un bar in via Palazzo a Mestre, locale che a detta dei residenti resterebbe di norma aperto oltre il previsto orario di chiusura. Sentiamo. Violenta aggressione in uno dei bar di via Palazzo a Mestre, a due passi dal municipio, nella notte tra giovedì e venerdì scorso, poco dopo le 2 del mattino. Aggressione nel corso della quale una donna sarebbe pure stata presa a calci. A darne conto alcuni residenti della zona, che però per paura di eventuali ritorsioni chiedono tutela con l'anonimato. Zona calda questa, nel cuore della città, letteralmente a due passi da Piazza Ferretto, dove episodi di tale violenza non sono nuovi. Così anche da un altro mestrino, il presidente nazionale del comitato No Degrado e Malamovida. Io non ci vivrei qui. E dico tutto dicendo questo. Giusto giovedì scorso è sempre lui, Fabrizio Coniglio, che dopo un incontro con il prefetto d'Arcopello si è ricevuto dallo stesso rassicurazioni sui nuovi interventi contro il dilagare di tanto degrado, anche con l'ausilio dei militari della Guardia di Finanza. L'ho chiesto io di muovere i baschi grigi, verdi, Guardia di Finanza, perché siamo sicuri che durante queste notti di scontrini ne girino pochi. Dalla giunta comunale a farsi carico della questione l'assessore Paola Marr segnalerà chi di competenza l'episodio della violenta aggressione di giovedì nel bar che di fatto, a detta dei residenti, resterebbe aperto molto oltre il previsto orario di chiusura. E su questo deve intervenire chi ha c'è una polizia municipale che si dedica al commercio. Accolgo di volentieri questa segnalazione e mi farò, come si dice, portatrice a chi di dovere, perché non posso essere assessore a tutto, sono assessore agli eventi, al patrimonio, ma secondo me, voglio dire, questa segnalazione va portata e vanno presi i provvedimenti del caso nei confronti di chi non rispetta le regole. E contro il degrado notturno in centro a Mestre sono diverse le proposte da parte dell'opposizione e degli esercenti. Sentiamo. Il sindaco della notte è una figura specifica dell'amministrazione dedicata al tema della notte, per cui alla gestione da un lato della vita notturna e delle economie notturne, dall'altro anche quello dei trasporti e della sicurezza notturna, perché serve una persona focalizzata, le competenze sono varie, frastagliate e non c'è uno sguardo d'insieme, come vediamo anche nella gestione della nostra città. E come è cambiata la situazione, se è cambiata? Allora, la situazione è cambiata in meglio, nel senso che sono state potenziate le luci sotto il portico, come da nostra richiesta alcuni anni fa, e quindi tempestivamente, tempo 3 giorni, sono state potenziate con dei faretti comunali, e quindi la situazione, diciamo, che è migliorata per quanto riguarda il rendere la zona più visibile e quasi come luce a giorno anche di sera. Da Mestre al Vicentino, perché c'è stata una rapina in una tabaccheria di Schio. Il gestore è stato ferito con un coltello. Potrebbe avere le ore contate alla caccia all'uomo che giovedì nel tardo pomeriggio ha rapinato l'incasso di una tabaccheria a Magrè di Schio. I carabinieri sarebbero in possesso di informazioni utili per la sua cattura. Un'azione lampo la rapina, che si è svolta in pochi minuti. Un giovane di circa 20 anni è entrato nell'esercizio commerciale con il capo coperto da un cappuccio e travisato in volto. Con un coltello avrebbe subito minacciato il titolare, che si trovava solo in quel momento nella rivendita di tabacchi e giornali di via Giambellino. Il movimento ha iniziato inizialmente preteso solo le banconote di piccolo taglio, per poi invece arraffare tutto, tentando infine di fuggire. Il tabaccaio però, passato l'iniziale stupore, non si è dato per vinto. Quando è uscito, poi diciamo, l'ho rincorso gridando praticamente soccorso. Quando ha girato l'angolo, ha inforcato la bicicletta. Ho preso un po' di coraggio, l'ho rincorso, ho preso la bicicletta, in quel momento siamo caduti,
io ho avuto un po' di ammaccature e lui in quel momento in cui è fuggito ha perso una parte della refurtiva ed è fuggito a piedi. È intervenuto un ragazzo che abita lì di fronte a rincorrerlo, però so che non è riuscito a prenderlo. Immediato l'arrivo delle gazzelle dei militari che hanno iniziato le ricerche del rapinatore. Il tabaccaio fortunatamente ha riportato solo ferite lieve, guaribili in pochi giorni. Questa mattina era presente al lavoro come sempre, alternandosi nella gestione con la moglie Angela. La reazione inaspettata del gestore ha sorpreso non solo il malvivente, che ha dovuto rinunciare ad una parte del bottino, ma anche lo stesso tabaccaio, che non aveva mai vissuto un'esperienza simile. Sono stato sempre tranquillo. Diciamo che un po' il giorno dopo, ripensandoci, è stato un discorso un po' diverso a livello di tensione, però in quel momento lì sono stato tranquillo e forse quello che mi ha un po' aiutato anche a questa reazione insolita, però ecco. Lo rifarebbe? Non lo so, dipende dalla condizione. La bicicletta impiegata dal rapinatore è risultata poi rubata, ma l'informazione fornita ai carabinieri dai proprietari avrebbe permesso di circoscrivere drasticamente il numero dei sospettati. Un episodio isolato, forse l'azione di un tossicodipendente, secondo il tabaccaio, che non intende cambiare comportamenti ed abitudini. Un po' di attenzione in più per quello che riguarda la sicurezza, però non cambia niente, proseguiamo. Poi qui abbiamo un paese in cui, diciamo, posso dirlo, tutti ci vogliono bene, le persone ci sono vicine. E a Magrady Schio infatti è profondo lo sconcerto dopo questo episodio. Sentiamo cosa ci hanno detto i cittadini. Io ho saputo tutto perché ero qua dentro e ho visto i carabinieri, sono andata fuori, però già è successo il fatto, insomma, ecco. Quindi. Lei l'avrebbe fatto, l'avrebbe inseguito? Beh, io no, ma tanto che ho detto che adesso mi tengo qua una spranga di ferro, che non si sa mai. Quindi ho deciso di difendere. Non so se ce l'avrei fatta a seguirlo, perché sono cose che succedono in un attimo, bisogna essere pronti e freddi da farlo, insomma. Ma meno male che non è successo niente. Però in quei momenti lì, come lo puoi prevedere, io me lo sono trovata un rapinatore dietro le spalle, ho avuto sangue freddo di non reagire, di andare piano, ma immediatamente prendere il telefono. Se io vado fuori da sola di sera, adesso non capita, però avere anche uno spruzzo, un qualcosa, perché adesso, ma anche di giorno. Spero che l'edicolante che stia bene, che stia meglio. C'è più paura adesso? Prima sì, di frati che mica abito qua di fronte, ho detto orca loca, come chi va lì poi viene dappertutto. Spero sia un episodio isolato. È pericoloso intanto Magrady così con questi fatti? Assolutamente no, assolutamente ecco. No, almeno negli ultimi tempi è sempre stato tranquillo. Magari ultimamente le cose sono cambiate, però. No, ma fa anche un po' di paura, però, perché sì, non si vive tranquilli praticamente, non si vive tranquilli. Non so proprio cosa dire. È preoccupante. Sì, proprio. Sempre peggio, mi pare qua. Sempre peggio. C'è molta solidarietà tra le persone e anche, diciamo, un buon controllo ultimamente. Quello che si dice un controllo di vicinato, ecco. Cioè soprattutto quelli che sono stati, diciamo, oggetto di qualche furto in casa, si sono messi d'accordo di magari fare un passaparola in modo che in ogni caso noi ci siamo dati tutti un numero di telefono di riferimento. Ed è stato ricoverato all'ospedale di Mestre il velista austriaco di 60 anni, recuperato con un elicottero ieri 12 miglia al largo di Caorle. In barca, a causa del forte vento, era stato colpito alla testa dal boma della randa, un colpo che gli ha causato un trauma cranico, mentre la pioggia ed il freddo gli hanno provocato un principio di ipotermia. Le persone che erano con lui a far vela hanno lanciato la
l'allarme alla Capitaneria di Porto di Venezia. Proprio a causa delle forti raffiche di vento, i vigili del fuoco hanno preferito intervenire con l'elicottero. Una volta recuperato l'uomo, ecco, state vedendo le immagini appunto del recupero da parte dei vigili del fuoco. Una volta recuperato, il velista è stato portato all'ospedale dell'Angelo di Messe, dove è stato ricoverato in osservazione. Ed ora torniamo a parlare del caso Autovelox. Dopo la multa che è stata annullata dalla Cassazione, multa presa da un avvocato lungo la tangenziale di Treviso, si infiamma il dibattito. A rischio in Veneto ci sono, pensate, oltre 50 milioni di euro già messi a bilancio dai comuni. Per parlare di questo abbiamo in collegamento, e lo ringrazio per essere con noi, Paolo Battistini, che è referente dell'Associazione Italiana Familiari delle Vittime della Strada. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi e grazie. Ecco, allora, dicevamo, si sta infiammando il dibattito sulla questione degli autovelox, composizioni anche che sono abbastanza diverse sia da parte degli amministratori che da parte dei cittadini e delle varie associazioni di consumatori. Per riepilogare un po' la vicenda, quello che è successo, vediamo insieme il servizio, poi ne parliamo. Ah, allora, ecco, c'è qualche problema tecnico con questo servizio. Allora, intanto le chiedo, Battistini, che cosa ne pensate voi, no? Perché da un lato c'è la questione della sicurezza stradale che in qualche maniera è garantita dagli autovelox, dall'altra anche l'opposizione di coloro che dicono che questo tipo di dispositivo è utilizzato dai comuni più che altro per fare cassa. Allora, intanto alla base c'è la trasgressione delle norme della strada, della velocità, che c'era un limite, il limite deve essere rispettato. Gli autisti, gli utenti della strada hanno tutte le garanzie possibili, dal preavviso dell'autovelox alla tolleranza dei 5 km orari e quant'altro. Quindi ecco, alla base c'è la trasgressione, questa è la cosa essenziale. Una cosa fondamentale è che purtroppo, ecco, quando si trasgredisce alle norme si vuole anche avere anche la facoltà di farla franca. Ecco, il controllo della velocità deve essere fatto sia dalla presenza delle pattuglie sulla strada e sia con questi sistemi elettronici. Ecco, naturalmente in questa confusione, diciamo, normativa, dove non c'è una normativa che definisce da omologazione a approvazione, nascono questi ricorsi. È dal 2010 che aspettiamo un decreto autovelox e che pare ci sia una bozza che è stata approvata appena adesso dalla conferenza Stato-Regioni, però non prevede nulla sulla omologazione e approvazione. C'è una circolare del Ministero dei Trasporti del 2020 che equipara sia l'omologazione che l'approvazione. Però ecco, evidentemente la Cassazione con questa sentenza è stata ritenuta ininfluente. Però ecco, la normativa deve essere precisa. Mancano, diciamo, interventi in questo senso dove evitano questi ricorsi, no? In modo che si percorre, non ci siano motivi di ricorsi o quant'altro. Ecco. Certo, però, sì, prego. Sì, alla base c'è la trasgressione, la violazione del codice della strada. Questo che è questa purtroppo sentenza crea un precedente abbastanza pericoloso e problematico. Ecco, senz'altro, allora questo è un aspetto, quello della sicurezza stradale, che anche diversi sindaci stanno appunto sottolineando, anche perché non dimentichiamolo che i proventi degli autovelox sono obbligatoriamente destinati alla messa in sicurezza delle strade, quindi non possono essere spesi dai comuni per altre spese, come accade invece per altre violazioni del codice della strada. Ma vediamo intanto il nostro servizio.
Speriamo che nei prossimi giorni venga messa la parola fine a questa contraddizione normativa da parte del governo, anzi lancio davvero questo appello, perché il libera tutti nelle strade rischia di diventare davvero pericoloso, perché l'idea che si possa correre in modo impunito a qualsiasi velocità in tutte le strade, francamente mi preoccupa molto. Terremoto Autovelox, preoccupazione per la sicurezza stradale ma anche per le decine di milioni di euro, almeno 50 per il solo Veneto, già messi a bilancio dai comuni e che ora rischiano di saltare. La sentenza della Cassazione, che ha annullato la multa dell'Autovelox in tangenziale a Treviso, rischia di avere l'effetto di una valanga in tutti i comuni d'Italia dove è stato installato questo tipo di apparecchiatura per il rilevamento della velocità. Autovelox autorizzati dal Ministero ma non omologati, perché ancora non esistono i parametri di omologazione stabiliti, una contraddizione normativa che potrebbe tradursi in una tempesta di ricorsi con ottime probabilità di venire accolti. Solo a Treviso sono a rischio tra i 5 e i 6 milioni. Treviso che di fatto ha congelato le sanzioni che verranno elevate da ora in avanti, essendoci 90 giorni di tempo per la notifica. 90 giorni nei quali il sindaco Conte spera venga risolta la questione. Parlo per tutti i sindaci del Veneto che hanno degli autovelox che, ripeto, sono degli strumenti di sicurezza stradale. Gli autovelox, per esempio, in tangenziale ci hanno consentito di azzerare la mortalità e l'incidentalità di quella strada, e quindi chiediamo che venga fatta chiarezza, che venga corretta la norma, perché così si è creato un cortocircuito dannoso soprattutto per i nostri cittadini. Diversa la posizione del presidente della provincia di Treviso, già in passato polemico sugli autovelox utilizzati, disse, per fare cassa. A me viene in mente la ratio iniziale di questo strumento, cioè essere applicati in quelle strade extraurbane dove i limiti erano solo a 90 all'ora. E dai, insomma, se si corre a 90 all'ora mica è proprio una velocità così bassa. Nel tempo poi, insomma, ci sono stati abbassamenti di limiti a 70, a 50, abbiamo visto il caso di Cadoneghe, e questo, insomma, diventa difficile da giustificare. Coloro che prendono una multa a 56 km all'ora, che dedotti dei 5 arriva a 51, ed è vero che c'è una regola, ma è altrettanto vero che è una regola che è cambiata nel tempo e porta un sentimento di ingiustizia. Ecco Battistini, allora sono due facce diverse, no, della stessa medaglia. Da un lato la preoccupazione per l'incolumità, dall'altro anche l'utilizzo alle volte, come è stato denunciato anche da varie associazioni di consumatori e di cittadini, in maniera, come dire, un po' vessatoria nei confronti degli automobilisti di questi autovelox. Completamente ragione al sindaco di Treviso Mario Conte, perché diciamo questo crea questo contrasto nel rilevare la velocità e quant'altro. Bisogna tenere presente che la velocità è, diciamo, un aspetto dove aggrava le condizioni di un incidente stradale. Andare a fare un incidente a 50 all'ora è un conto, andarlo a fare a 90, a 100 all'ora e purtroppo è un altro conto, che può provocare morti, feriti, disabili gravi. Ecco, questo bisogna rattenere conto. La velocità purtroppo è l'elemento determinante dell'aggravante dell'incidente stradale. Per cui ecco, bisogna attenzionare questo problema. La velocità va controllata, logicamente deve essere normata in maniera che, diciamo, i cittadini possono essere garantiti, perché la garanzia c'è già anche adesso, ecco. Però ecco, per non dare dubbi a queste interpretazioni, diciamo, per i corsi e quant'altro. Quindi ecco, bisogna tenere presente che l'Italia, siamo scesi al 19° posto dal 14° posto a livello europeo. Siamo a 54 morti per milione di abitanti, peggio della Francia, peggio della Germania, dell'Inghilterra e quant'altro. Per cui ecco, bisogna attenzionare tutto quanto. Bisogna rendersi conto che purtroppo il peso umano della strage deve essere, diciamo, attenzionato e combattuto. Questo è il problema fondamentale. Ecco, secondo voi c'è davvero il rischio che dopo questa sentenza ci sia il liberi tutti?
Ma non credo, perché adesso la sentenza logicamente farà giurisprudenza, no? Però ecco, questo è in base ai ricorsi che verranno fatti e verranno eseguiti. Non tutti faranno ricorso, perché ci vogliono soldi, ci vogliono possibilità economiche e quant'altro. Comunque non lo so in questo senso, però ecco, una cosa, è un fatto pericoloso che si è instaurato. Ecco, a proposito di questo tema... Tra l'altro, mi scusi, che l'approvazione non è che non sia valida, ha gli stessi parametri, le stesse caratteristiche dell'omologazione. L'omologazione è una sicurezza in più, diciamo, che viene data. Certo, c'è questa sottigliezza, diciamo, sì, giuridico-burocratica che deve necessariamente essere chiarita dal Ministero, proprio perché si tagli la testa al toro una volta per tutte. A questo proposito, proprio noi ieri abbiamo sentito l'avvocato che ha, come dire, scoperchiato il vaso di Pandora, è un avvocato trevigiano che appunto ha preso questa multa e dice: non sono il Fleximan legale, è una battaglia di tutti, mi dispiace per i sindaci, ma va fatta chiarezza. Sentiamo le sue parole. Non mi sento il Fleximan legale, ma ho fatto una battaglia per me e per gli utenti ai fini del rispetto della legalità. Una battaglia personale che è diventata una battaglia cui tutti possono usufruire. Da avvocato civilista, Andrea Nalisso sa benissimo di aver scoperchiato un vaso di Pandora. È lui infatti l'uomo del momento nella duplice veste di multato e legale. È il 2020 quando Nalisso si trova in tangenziale a Treviso, direzione paese, all'altezza di Sant'Angelo, il Flash. È stato accertato una velocità di 96,4 km orari, considerando la tolleranza di 5 km, ho sforato di 1,4 km il limite di velocità ivi consentito. Proprio in quei giorni erano uscite già delle sentenze dei giudici di pace che riguardavano la regolarità e la mancata omologazione degli apparecchi, delle apparecchiature autovelox. E quindi ho approfondito la questione e ho ritenuto opportuno fare ricorso. Ricorso che fa leva quindi sulla differenza che intercorre tra autovelox autorizzato e autovelox omologato. Mentre una circolare ministeriale li considera termini equipollenti, il codice della strada, che è legge e quindi di rango superiore, li distingue in modo netto, dicendo che da sola l'autorizzazione non basta. La lettera della norma parla chiaro, le procedure sono distinte, autonome e devono essere effettuate entrambe. Non è la prima volta che i tribunali affrontano il nodo, ma è la prima volta che si esprime la Cassazione. Però direttamente era la prima volta. Questo devo dire non è merito mio, perché è il Comune che ha ritenuto di adire il Supremo Collegio per verificare effettivamente la regolarità dell'accertamento. Un boomerang sostanzialmente? Sostanzialmente un boomerang, sì. Io non volevo scatenare nessun tipo di terremoto, non volevo creare questo pandemonio, a dire il vero. Mi auguravo che nel frattempo le autorità agissero di conseguenza. Nalisso si rivolge anche a Mario Conte e più in generale a quei sindaci ora in imbarazzo. Mi dispiace di questa situazione, vorrei che si risolvesse senza danni per nessuno, né per le autorità locali né per gli automobilisti. Tutto qua. Ecco, sta di fatto, Battistini, che il vaso di Pandora ormai è stato scoperchiato. Sì, sì, beh, naturalmente, purtroppo c'era questa normativa non chiara in base a interpretazione del MIT e così via, ecco. Adesso speriamo venga fatta chiarezza una volta per tutti. Adesso c'è questa bozza di decreto denominato decreto autovelox del ministro Salvini speriamo intervenga in questa situazione per creare una volta per tutti chiarezza. Ecco, allora, omologati o meno, continuano quindi a fare discutere questi autovelox. Noi abbiamo sentito l'opinione dei cittadini, anche in questo caso insomma l'opinione pubblica è divisa. Sentiamo le voci che abbiamo raccolto ieri con il nostro Cristian Arboita a Treviso. Avevo fatto un ricorso anni fa sull'autovelox, quello prima del Ponte della Libertà, se non sbaglio, e l'avevo vinto perché appunto non era omologato. E quindi c'era stata una diatriba all'epoca, me ne parlo ancora di 10 anni fa.
Lo aveva fatto davanti al giudice di pace. Davanti al giudice di pace, sì, sì, perché era già stato vinto da altri sullo stesso autovelox e quindi di conseguenza l'avevo fatto anche io. Bisognerebbe far chiarezza e omologarli, ovviamente, altrimenti non ci sono alternative, voglio dire, altrimenti si tolgono tutti. È un bene per le multe, sarebbero meno multe, però forse un male per la sicurezza. Va assolutamente chiarita questa cosa, per fare chiarezza. Come al solito, viviamo in un paese in cui purtroppo non sempre le regole sono seguite e il fatto della omologazione non è corretta e bisognerebbe fare qualcosa, però non so trovare una soluzione, sinceramente. Dipende come si usa l'autovelox, chiaramente se c'è una logica di sicurezza allora ben venga la ragione di un controllo che sia sempre adeguato. Se invece è una questione solo di riempire le casse del comune, allora vanno bene così come sono. A parte l'omologazione, non trovo in sé il velox che in alcuni punti non serve. Cosa dire? Secondo me è solo questione di incassare, fare fondi per i comuni e le regioni, eccetera. Io sono favorevole, sì. Favorevole agli autovelox? Sì. Perché, posso chiedere? Perché la gente va troppo veloce. Quindi indipendentemente dall'omologazione? Sì, 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 secondo me sì. Va usato in maniera diversa, secondo me. Come? In maniera intelligente, non con le imboscate, ma segnalato e poi con i nuovi sistemi eventualmente che non misurano la velocità del punto ma la velocità media. Quindi un minimo di regolamentazione secondo me ci deve essere, però è un valido deterrente per salvare le vite. Questo è il mio pensiero. Ci sono troppi incidenti, quindi io sono favorevole a tutto ciò che sia un deterrente a morti, e ce ne sono parecchie, quindi soprattutto nei giovani. Quindi le dice omologati o meno, l'importante insomma è raggiungere l'obiettivo. Sicuramente sì. Ecco Battistini, allora le parole di questa signora, insomma alla fine omologati o meno, l'importante è salvare le vite. Eh sì, questo è il fatto principale. Alla base di tutto c'è il rispetto delle norme del codice della strada, della velocità e poi tutto il resto, il telefonino e quant'altro. Insomma, ecco, c'è il rispetto del codice della strada, delle norme. E questo è la base per la sicurezza stradale, per tutti quanti. Io ho perso un figlio per un'alta velocità, dove c'era un limite di 50 all'ora. La macchina percorreva quasi il doppio della velocità. Quindi si figuri se non posso essere d'accordo sul controllo della velocità in questo senso. Ecco, perché purtroppo si devono salvare vite umane. Una signora ha detto si corre troppo, la signora quella ha detto si corre troppo. È vero, si corre troppo. Si corre con troppa faciloneria, senza nessun rispetto e quant'altro. Quindi ecco, bisogna intervenire in questo senso, perché alla base di tutto c'è la vita umana. Ecco, lei parlava appunto proprio di rispetto del codice della strada ed è di questo periodo anche il dibattito sul nuovo codice della strada che è già stato approvato alla Camera, ora si attende insomma che venga approvato definitivamente. Voi come giudicate le misure che sono previste da questo nuovo codice della strada? Allora, ci sono alcune misure che vanno nella direzione giusta, no? Altre però che mettono i paletti sulle zone 30, sulle piste ciclabili, sulla mobilità urbana, sul limite dei 30 all'ora e così via. E là non siamo alquanto d'accordo, perché spetta diciamo alle amministrazioni comunali, ai sindaci, rilevare la pericolosità delle strade, attuare le zone 30, i limiti e così via, piste ciclabili e quant'altro. Quindi ecco. E lì non siamo completamente d'accordo, perché lì vengono messi i paletti da parte del Ministero. Quindi è il sindaco che conosce il suo territorio che deve intervenire in questo. Ci sono altre misure che vanno nella direzione giusta, come la posizione dei codici unionali per chi viene sottoposto all'alcol test, sulla patente. Poi è un po' controversa la misura della sospensione breve della patente, che parte da chi ha meno 20 punti. E questo è un po' un'ambiguità, dove chi ha meno 20 punti è una minoritaria percentuale.
Chi ha più di 20 punti paga semplicemente la sanzione e basta. È questo che non va bene. Poi l'altra cosa positiva è che si è intervenuti nell'articolo 187 per chi fa assunzioni di droghe. Ecco, ci sono alcuni punti che non vanno bene. Noi abbiamo chiesto anche al ministro Salvini, al Senato, di sentire prima di approvare definitivamente il codice della strada, di sentire di nuovo le associazioni, noi come associazioni, con le nuove proposte. Perché appunto per migliorare questa cosa. Dopo tantissimi anni si è intervenuti nella modifica del codice della strada e approvarlo anacquato non va bene. Quindi ecco, perché bisogna diminuire la mortalità, l'incidentalità, feriti e così via. Entro il 2030 dovremo diminuire del 50% le mortalità, mentre se andiamo di questo passo purtroppo ce lo scordiamo. Ecco. Ecco, purtroppo infatti la cronaca che noi seguiamo quotidianamente ci dimostra insomma quanto ancora ci sia da fare, quanto lavoro ancora ci sia da fare per la sicurezza stradale, a prescindere insomma dagli autovelox, con la speranza naturalmente che finalmente in questo settore venga fatta chiarezza, e speriamo quindi che anche questa sentenza della Cassazione, che ha appunto, come si diceva prima, scoperchiato il vaso di Pandora, metta l'acceleratore su questa necessità insomma di dirimere questa questione, che appunto, come peraltro lei sottolineava poco fa, è davvero annosa, insomma non è una questione né di oggi né di ieri, ma sono parecchi anni che se ne parla, con sentenze peraltro in un verso e nell'altro, no? Sì, sì, aspettiamo dal 2010 con l'introduzione della legge 120, dove prevedeva un decreto ministeriale in questo senso, e è arrivato adesso c'è la bozza diciamo approvata dalla conferenza Stato-Regioni, dovrà penso andare al governo per l'approvazione. Quindi ecco, è una cosa che deve essere valutata ed inserita in modo da fare, ripeto, lo hanno ripetuto anche gli altri, fare chiarezza una volta per tutte. Grazie, allora io la ringrazio per essere stato con noi. Grazie a Paolo Battistini, referente dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada. Grazie ancora. Buona giornata, grazie. Buona domenica. Grazie. Ecco, noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, ci rivediamo tra poco, restate con noi. Eccoci di nuovo in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Proseguiamo con la cronaca ancora da Treviso, raffica di furti in via Sartorio, in città, palazzina presa di mira, 4 i tentativi di effrazione negli ultimi 6 mesi, esasperati i residenti. Sentiamo. In casa nostra hanno tentato di entrare all'ora di pranzo del giorno di Pasqua, perfettamente senza timore di essere visti né niente. C'era il portone d'ingresso con evidenti tentativi di effrazione, non sono riusciti ad entrare perché è protetto, però hanno provato pesantemente, facendo anche parecchi danni. Il tentativo di forzare il portone d'ingresso, con probabilmente quello che dai segni sembra essere stato un piede di porco. Portone blindato, il colpo fallito. Erano circa le 12.30 del 30 marzo, giorno di Pasqua, quando i malviventi hanno fatto irruzione nella palazzina di via Sartorio, laterale della principale via San Pelaio a Treviso. Eravamo fuori, come di consueto, per pranzo, come abbastanza normale. Alcuni vicini erano in casa, ma non hanno sentito nulla, e sta cosa ha lasciato parecchio allibito. Il fatto stesso che non si facciano problemi né di orario né di momenti ci ha parecchio lasciato sconcertati. Nei mesi successivi, nei giorni successivi, ci siamo attrezzati per segnalare la cosa alle forze dell'ordine e mettere in atto alcune difese. Purtroppo stanno insistendo qua sulla zona, alla luce non so di cosa. In alcuni casi hanno tentato dai terrazzi fuori, in altri casi dal vano scale. Riescono a penetrare evidentemente
semplicemente forzando delle serrature abbastanza semplicemente, saranno attrezzati, non lo so, oppure non hanno niente da perdere, e poi passano ai, sono passati ai portoni delle abitazioni. È l'ennesimo tentativo di furto nel palazzo di Via Sartorio, 4 in soli 6 mesi, uno andato a segno e un altro risalente a dicembre tentato con i proprietari dentro casa. I ladri avevano provato infatti a fare irruzione dalla finestra dell'appartamento al primo piano che affaccia direttamente sulla via con gli inquilini all'interno, ma forse intimoriti dalla loro presenza sono immediatamente fuggiti. Tra le persone che abitano nel condominio preso di mira c'è rabbia e sconforto. Le cose sono state segnalate alle forze dell'ordine e quindi sono a conoscenza delle forze dell'ordine, anche perché per segnalare appunto la zona, e di conseguenza poi personalmente abbiamo già messo in atto delle cose. Ci sentiamo bersagliati, abbiamo messo in atto delle difese, ne metteremo in atto delle altre, quindi speriamo che questa cosa termini al più presto, perché insomma non è piacevole per nulla. Preoccupazione per la diffusione anche nel nostro territorio di nuove droghe sintetiche. Li hanno scoperti in possesso di una droga, la cosiddetta monkey dust, detta polvere di zombie, e diversi flaconi di miscela di nitrile, considerata una sostanza di tipo allucinogeno. Così un 49enne di Treviso e un 26enne di Mogliano sono stati denunciati dai carabinieri. I due erano stati fermati a Casale sul Sile in possesso di pochi grammi nel corso di un servizio di controllo del territorio. La cosiddetta polvere di zombie è uno stupefacente molto diffuso nel Regno Unito, che da qualche anno è sbarcato anche nel nostro paese. L'assunzione può provocare effetti collaterali anche gravi di paranoia, aumento dell'agitazione, che possono portare anche a comportamenti violenti. A Padova ora bastonate e cinghiate all'ex compagna arrestato dalla polizia, un 25enne. Ancora un caso di violenza nei confronti delle donne accaduto a Padova. È stato lui stesso nel cuore della notte a chiamare il 113 dicendo che c'era una persona molesta che non voleva andarsene da casa sua, ma quando la volante della questura è arrivata in via Migno nel quartiere Arcella ha trovato un uomo, un 25enne italiano, all'interno della sua abitazione, mentre in auto terrorizzata c'era una sua coetanea che agli agenti ha raccontato di essere stata aggredita a bastonate e cinghiate proprio dal 25enne. La giovane ha detto in lacrime ai poliziotti di essere andata dal suo ex per trascorrere la serata insieme, nonostante la loro relazione fosse finita da tempo, ma lui, non gradendo la sua presenza, l'ha prima offesa e poi aggredita, tirandole i capelli, mordendole la mano, colpendola al volto e picchiandola con un bastone in alluminio e poi con una cinghia, e infine l'ha minacciata con un coltello. Impaurita, la donna è fuggita, rifugiandosi in auto, spaventata e ferita. La ragazza è stata portata in ospedale con un'ambulanza. Il 25enne invece è stato arrestato per maltrattamenti all'ex compagna e si trova ora ai domiciliari. Nel 2023 era già stato colpito dall'allontanamento dalla casa familiare perché aveva minacciato il padre con un coltello. Restiamo nel Padovano, andiamo a Ponte San Nicolò, dove ieri sono stati celebrati i funerali di Adriano Scandellari, l'ingegnere di Enel Green Power, morto nella tragedia della centrale idroelettrica di Suviana. In migliaia hanno preso parte alle esequie per stringersi alla famiglia. L'ultimo cammino insieme, la bara di Adriano Scandellari ricoperta di fiori bianchi e accompagnata dalla moglie, che nemmeno per un secondo, come un pilastro, ha mai smesso di sostenere le figlie. Una famiglia che ha ricevuto l'abbraccio di un'intera comunità, che oggi ha salutato Adriano, non l'ingegnere specializzato, ma Adriano, uomo buono e razionale, di una fede incrollabile. Toccante il ricordo all'inizio della funzione, fatto da Don Daniele Cognolato, il parroco, suo grande amico. Mercoledì scorso abbiamo chiuso il feretro, abbiamo salutato il suo volto. Nella stessa ora nella quale abbiamo chiuso il feretro e salutato Adriano, un fulmine ha colpito il nostro campanile. L'orologio si è fermato, quell'orologio che regolava lui. La chiesa gremita e il sagrato, con migliaia di persone che attraverso il maxi schermo hanno partecipato all'addio del 57enne vittima della strage sul lavoro della centrale idroelettrica di Suviana. Presenti anche le autorità locali. Durante l'omelia Don Daniele ha ricordato l'impegno in parrocchia di Adriano Scandellari e la sua capacità di ascoltare, il suo essere sempre scrupoloso e attento negli affetti come nel lavoro. Un uomo di una ragione così sottile e profonda,
e mi veniva da chiedere come in tutta questa ragione ci fosse spazio per la fede, una fede così certa e sicura e stabile. Ti accompagniamo oggi, Adriano, e parliamo con te, parliamo ancora con te, perché nei tuoi occhi noi abbiamo visto, siamo stati visti, riconosciuti nel dettaglio, non nella semplicità, nella banalità, nella superficialità, ma profondamente. Nel passo del Vangelo, letto dal fratello di Adriano, Don Leonardo Scandellari, la storia dei discepoli di Emmaus che ripartono grazie all'esempio di Gesù. Durante la preghiera dei fedeli, il pensiero torna alla tragedia di Suviana e alle sue vittime, con la richiesta di garantire a chi lavora una sempre maggiore sicurezza per svolgere al meglio la loro opera. Ma Adriano era soprattutto un papà e alla fine Don Daniele ha letto le parole scritte dalle sue figlie adolescenti. Siamo tanto fieri di te. E siamo consapevoli dell'attenzione, dell'impegno e della dedizione che avevi per il tuo lavoro e per tutti i lavori manuali che svolgevi, segnati da una preparazione e da un grande ragionamento. Anche se è passata una sola settimana, sentiamo tanto la tua mancanza. Ci mancano i tuoi abbracci, il tuo profumo, la tua voce che riscaldava i nostri cuori e il tuo sguardo che ci trasmetteva tranquillità, serenità, gioia e amore. Non smetteremo mai di pensarti e di guardarti. Sii sempre con noi, vivrai per sempre nei nostri cuori. L'applauso della comunità cerca di alleviare il dolore della famiglia, ma è soprattutto un applauso di riconoscenza per l'esempio di umiltà e dedizione di Adriano Scandellari. Già raggiunti da un foglio di via saranno pesanti i provvedimenti che tra multa e denuncia arriveranno a due francesi che hanno colorato nei giorni scorsi il Canal Grande da un vaporetto. Foglio di via da Venezia con DASPO di un anno per violazione del regolamento di polizia comunale che vieta lo sversamento di qualsiasi sostanza in acqua, multe per almeno 500 euro a testa e denunce per ipotesi di reato che vanno dal procurato allarme all'interruzione di pubblico servizio. Mano pesante di questura e polizia locale di Venezia per la coppia di francesi di 57 e 48 anni che dal vaporetto sul quale si trovavano a bordo hanno sversato del liquido verde e rosso in Canal Grande, forse fluorescina, una sostanza non tossica generalmente utilizzata dagli idraulici, sulla quale comunque sono in corso gli esami dell'ARPAV. D'altro canto il materiale da analizzare non manca, sono ben sei le taniche trovate sul vaporetto. La coppia francese intanto sembra aver rivendicato da un lato la performance artistica, dall'altro il gesto di protesta ecologica, ma non risulterebbero né conosciuti tra le associazioni ambientaliste, anche se il condizionale rimane d'obbligo, né particolarmente noti negli ambienti artistici. E vista l'esposizione mediatica di cui gode Venezia ancora di più nel periodo della Biennale, il pericolo, dopo una protesta analoga di Extinction Rebellion Italia nel novembre scorso, è proprio che si moltiplichino i fenomeni di emulazione, magari di artisti o aspiranti tali, in cerca di facile pubblicità. Siamo nel veneziano, un 44enne è stato sorpreso ed arrestato dai carabinieri di San Donà di Piave per furto aggravato di cavi di rame. All'arrivo dei militari aveva già caricato in auto, pensate, circa 3 quintali di materiale. Quando sono arrivate le forze dell'ordine, aveva già caricato in automobile 3 quintali di rame. I carabinieri della compagnia di San Donà di Piave, allertati di un furto in corso in un'azienda della zona industriale, hanno sorpreso un 44enne del luogo che, dopo aver praticato un foro nella rete metallica della recinzione della ditta, aveva asportato vari cavi elettrici in rame, sfilandoli dalle canaline dell'impianto di alimentazione. In macchina c'erano anche vari attrezzi da scasso, come tranciacavi e tronchesi. Il veicolo, la refurtiva, del valore stimato di circa 1.200 euro e i vari arnesi sono stati posti sotto sequestro, mentre l'uomo è stato arrestato per furto aggravato. E torniamo a parlare di infortuni sul lavoro. Ieri c'è stata la manifestazione di CGIL e UIL a Roma, assente la CISL per i sindacati. Appunto, ieri da Roma l'appello per ritrovarsi uniti il 1° maggio. Ecco, dovremmo avere il servizio.
uniti sui temi, divisi sui modi, determinati a difendere la sicurezza sui luoghi di lavoro con azioni concrete, ma divisi su come portarle all'attenzione del governo. Oggi a Roma, con lo slogan "Adesso basta", sventolavano le bandiere di CGIL e UIL per la marca in piazza, guidati dai sindacati almeno in 500, in 3.000 da tutto il Veneto. Noi denunciamo il fatto che si sta facendo poco o addirittura nulla rispetto a il problema degli infortuni sul lavoro. Al telefono da Roma il segretario della CGIL Trevigiana Mauro Visentin, che torna a denunciare il sistema degli appalti che impoverisce il lavoro e priva i lavoratori di tutele essenziali, soprattutto di formazione sulla sicurezza. Questi infortuni sul lavoro non sono più tollerabili e noi dobbiamo smuovere le coscienze. Lavoreremo, lotteremo fino in fondo per ottenere questo risultato. Così il segretario regionale della UIL Roberto Toigo, in piazza per difendere anche la sanità pubblica. Dovremo ricercare un terreno comune perché i problemi sono comuni, commenta Visentin. L'assenza dei colleghi della CISL, cui CGIL e UIL danno l'appuntamento ora al 1° maggio in piazza Monfalcone per la festa dei lavoratori. È fatica stare in piazza, è fatica scioperare, però è anche così che ci... si porta all'ordine del giorno e si mette la discussione agli occhi di tutti, dell'opinione pubblica e in particolar modo la necessità di intervenire in maniera urgente. Ed è proprio dedicata alle morti bianche la manifestazione organizzata per oggi pomeriggio all'ippodromo Sant'Artemio di Treviso da Villa Margherita Inclusiva. Si parte alle 16.30, tanti gli ospiti che si alterneranno sul palco con la moderazione di Mirella Tuzzato, sindacati, politici, associazioni, presente anche lo psicologo Mirko Casteller, in collegamento Carlo Soricelli dell'Osservatorio Nazionale Morti sul Lavoro. Profondo cordoglio a Fara di Soligo per la morte a soli 4 mesi della piccola Noemi, che se n'è andata a causa di una malattia metabolica congenita rara che l'ha strappata l'affetto di mamma Mary e papà Christian Dall'Arche. I genitori con grande coraggio hanno voluto rivolgere un appello alla cittadinanza per aiutare la ricerca sulle malattie rare, più precisamente tutte quelle associazioni che li hanno aiutati in questi mesi complicati, a partire dall'associazione padovana Cometa Asme. Il ringraziamento è stato esteso anche agli operatori sanitari di Padova e Treviso. I funerali si svolgeranno lunedì alle 15 a Farra di Soligo. Ancora dalla Marca, con la cronaca, cameriere di Conegliano restituisce il portafogli con 360 euro alla cliente che l'aveva lasciato nel locale. Sentiamo. Qui era seduta la signora? Sì, era qua seduta con un'altra signora e poi appunto quando si è alzata ha dimenticato il portafoglio, mi sono accorto e sono andato insomma a riconsegnarglielo e niente, mi sembrava giusto fare una cosa del genere, tutto qua. Nel centro storico di Conegliano si è verificato un episodio che ha riscaldato i cuori e dimostrato che l'onestà e la generosità sono ancora ben presenti nella nostra società. Lorenzo Freschi, dipendente della pasticceria centrale di Via 20 Settembre, ha dimostrato tutta la sua onestà quando ha restituito senza esitazione il portafoglio dimenticato da una cliente affezionata. Il 27enne, senza neanche aprirlo, ha restituito il portafoglio alla donna, dimostrando che per lui l'importante era solo consegnare l'oggetto smarrito alla sua legittima proprietaria. Lei è rimasta piacevolmente colpita? Sì, perché poi appunto c'era una somma di denaro consistente all'interno e quindi non si era accorta di averlo dimenticato e quindi ha apprezzato il gesto. Quando la cliente ha ripreso possesso del suo portafoglio ha scoperto che all'interno c'erano tutti i 360 euro, oltre ai suoi documenti e alle carte di credito. Questo gesto ha toccato profondamente la donna, che ha voluto ricompensare il cameriere per il suo nobile gesto. L'onestà di questo ragazzo va premiata, ha detto. E poi? Sì, c'è stata un... Le ha dato una mancia? Sì. Mi ha portato una busta e non ero qui presente nel momento che è arrivata, però poi me l'ha fatta recapitare. Questo gesto ha dimostrato che ci sono ancora persone come Lorenzo che incarnano i valori dell'integrità e della solidarietà. Clienti sbadati devono sperare di trovare camerieri come lui. Spesso insomma i clienti sono un po' distratti e... perché poi magari non so, c'è tanto lavoro, c'è domenica, insomma la gente si è un po' più
capita che magari si distragga con i bambini o cosa, e quindi capita, sì, ogni tanto, sì. L'oggetto più prezioso che lei ha trovato? Telefonini, di solito. Di solito ci sono telefonini magari di ultima generazione. Domenica 28 aprile, domenica prossima, l'attesa visita a Venezia di Papa Francesco per la messa in Piazza San Marco. Sono stati invitati a partecipare i primi cittadini dei comuni che fanno parte della città metropolitana. Ognuno avrà la propria fascia tricolore e tutti i sindaci dei comuni che fanno parte della città metropolitana sono stati invitati dal Comune di Venezia a partecipare alla grande celebrazione eucaristica seguita dalla recita del Regina Celi che il Santo Padre Francesco presiederà domenica 28 aprile alle ore 11 in Piazza San Marco a Venezia. Anche le istituzioni cittadine della provincia saranno quindi coinvolte in prima linea. Una scelta voluta in primis dal sindaco di Venezia della città metropolitana Luigi Brugnaro, come segno di condivisione della gioia della città per la visita del successore di Pietro e del coinvolgimento dei colleghi amministratori. Venezia, insomma, fa squadra, come spiega l'assessore al bilancio Michele Zuin. Noi avevamo pensato bene di, oltre ad avvisare e invitare tutti gli amministratori, a invitare anche tutti i sindaci della città metropolitana di Venezia per questo momento così importante, così pregevole anche per Venezia. Il Santo Padre ha scelto Venezia per venire a dare un saluto e noi sapremo accoglierlo nei migliori dei modi. La celebrazione eucaristica sarà presieduta da Papa Francesco e avrà tra i primi concelebranti il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, presidente della Conferenza Episcopale Triveneta, e tutti i vescovi del Triveneto che sono stati invitati, così come all'incontro alla salute con i giovani ci sarà una rappresentanza dei giovani di tutte le diocesi del Triveneto. E quella quindi di domenica prossima, 28 aprile, sarà una giornata storica per Venezia e per il Veneto per la visita di Papa Francesco, giornata che Antenna 3 vi racconterà in diretta con un'edizione straordinaria non stop a partire dalle 7 del mattino per seguire passo dopo passo le tappe del Pontefice, dal carcere della Giudecca all'incontro con i giovani, alla salute, fino alla Santa Messa in Piazza San Marco. Ogni momento della visita del Santo Padre sarà trasmesso appunto in diretta, seguito dai nostri inviati. Vi ricordo quindi appuntamento domenica 28 aprile, il Papa in diretta su Antenna 3 a partire dalle 7 del mattino. Cominciamo noi, è il titolo di una giornata di studio e di riflessione sulle tematiche dei disturbi alimentari che ha coinvolto ben 350 ragazzi dell'Istituto Scolastico Comprensivo Ongaro del Lido e Pellestrina che hanno riempito la sala del Casino Perla, dell'ex Casino Perla del Lido di Venezia, appunto. Vediamo com'è andata. Lo slogan "Cominciamo noi" è un messaggio che vuole rappresentare ai ragazzi la vicinanza degli adulti attraverso un ponte di contatto e di comunicazione. Il tema è quello delicato dei disturbi alimentari e dei problemi legati alla crescita degli adolescenti, di cui si parla ancora troppo poco. Ben 350 ragazze e ragazzi delle scuole medie dell'Istituto Scolastico Comprensivo Franca Ongaro del Lido e Pellestrina, accompagnati dai loro insegnanti e grazie alla collaborazione della dirigente scolastica, hanno riempito tutta la platea alla sala perla dell'ex Casino Lido di Venezia per una mattinata loro dedicata. L'incontro è stato voluto, organizzato nei minimi dettagli, dalla consigliera di municipalità Marina Faraguna. Io ho condiviso, lavorando in squadra, questo progetto che ho voluto con grande entusiasmo. Dedicato a loro, si andrà a parlare del comportamento dei disturbi alimentari a 360 gradi. Dall'incontro, grazie a 4 medici specialisti, agli esperti dell'Ustra Serenissima, all'influencer Luna Panin, che ha portato la sua testimonianza di guarigione, e ad una rappresentanza del Venezia Football Club, è uscito un messaggio di speranza. Insieme, affidandosi nel momento del bisogno ad esperti qualificati, dialogando tra adulti e giovani,
queste patologie si possono affrontare e superare con successo. In fondo al tunnel c'è sempre una luce. Siamo qui oggi per parlare di sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare. Siamo qui con tutte le classi delle medie del Lido di Pellestrina proprio per far andare a capire quelli che sono i falsi miti dei disturbi alimentari e riuscire a dare un aspetto positivo e soprattutto di guarigione da questi disturbi. Mangiare correttamente e soprattutto fare molta attività sportiva. E speriamo che il messaggio che noi portiamo convinca il più possibile di questi ragazzi qui presenti o fuori di fare attività sportiva. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, restate con noi, subito dopo parleremo di adunata degli alpini, la 95esima in programma a Vicenza e qui con noi in studio ci saranno gli alpini di Preganziol che si stanno preparando per un'iniziativa molto speciale. A tra poco, restate con noi. Eccoci di nuovo in studio, avete visto queste belle immagini relative al concerto che c'è stato sabato scorso a Carbonera, protagonista è il coro Ana di Preganziol, alpini di Preganziol che saranno protagonisti in vista della 95esima adunata degli alpini in programma a Vicenza di una singolare iniziativa della quale parleremo oggi con Walter Aiolo, capogruppo degli Alpini di Preganziol. Buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno, e Bruno Torresan, vice capogruppo degli Alpini di Preganziol e responsabile del gruppo di marciatori. Allora comincio subito da lei perché abbiamo già annunciato marciatori perché? Marciatori perché ci rechiamo a piedi a Vicenza, una roba che è anche abbastanza consueta perché siamo andati anche negli anni scorsi, siamo andati a Udine, siamo andati a Tolmezzo, siamo andati a Trento, abbiamo fatto già più di una. Cioè abbiamo capito che incontrarci con i vari alpini che troviamo nei gruppi che ci ospitano è una cosa che ti resta nel cuore, quindi la facciamo tutti gli anni. Quest'anno saremo appunto a Vicenza, è tutto sommato abbastanza breve, penso un'ottantina, 85 chilometri, perché non facciamo la strada più breve, faremo quella che ci è più comoda in modo da non metterci in pericolo, in difficoltà, comunque saliremo anche a Monte Berico, quindi faremo anche delle cose che ci piacciono e comunque saremo ospiti partendo martedì 7 maggio. Saremo ospiti del gruppo di Piombino Dese, prima magari il gruppo di Zero Branco, spero ci stiano ascoltando, ci dovranno preparare la merenda, dopo appunto andremo a Piombino Dese, il mercoledì saremo a Villa del Conte, il giovedì a Torri di Quartesolo e finalmente arriveremo il venerdì 10 maggio, arriveremo a Altavilla Vicentina.
Qui alla sera avremo un concerto con il coro Montenero della sezione di Cividale e dopo al sabato durante il giorno saremo appunto lì a Tavilla Vicentina e Vicenza quindi, e alla sera avremo il concerto, il concertone con altri due cori a Vicenza, in città a Vicenza. Ecco, quindi Walter Aiolo, un'iniziativa insomma che l'abbiamo sentito vi ha già coinvolto anche negli anni passati e che significa molto, no, per gli alpini, perché sappiamo con quanta trepidazione la dunata venga attesa e sia fatta anche proprio da tutti questi momenti particolari che sono il canto appunto con il coro. Voi siete un coro molto importante nell'ambito dell'Associazione Nazionale Alpini, ma anche di tutti questi momenti, diciamo, di convivialità che poi sono proprio favoriti dalla dunata nazionale. Sì, assolutamente, che poi uno pensa sia solo goliardia, non è quello, perché c'è uno spirito che accomuna un po' tutti gli alpini. La cosa bella che troviamo quando andiamo per essere ospiti anche presso altri gruppi alpini è che respiriamo lo stesso spirito che respiriamo anche noi a casa nostra. E la marcia è una delle attività che, aspettando la dunata, stiamo portando avanti. Bruno e i suoi partiranno il giorno 7. Il giorno 8 di maggio avremo a nostra volta ospiti degli alpini di Venzone, che ormai sono diventati amici. Loro hanno un'iniziativa simile alla nostra, solo che partono in bicicletta. Sono degli alpini in armi che si prendono una settimana di ferie e durante il percorso si fermeranno ospiti da noi il giorno 8 con una piccola cerimonia. Dopodiché avremo l'attività del coro, che fa parte integrante di tutta l'esperienza poi della dunata, e quindi i concerti anche là. Tanto divertimento, tanta goliardia, ma anche una festa fatta di ricordi e soprattutto di portare il nostro spirito di servizio dappertutto. Ecco, perché lo sappiamo, insomma, l'abbiamo sempre detto, no? Lo spirito di servizio, il desiderio e poi la fattualità, no? dell'aiuto che gli alpini danno e hanno dato ogni volta che ce n'è stato bisogno in una situazione di difficoltà e di emergenza del nostro paese è sempre stata sotto gli occhi di tutti. Tra l'altro quest'anno c'è anche un aspetto in più, diciamo, che è stato particolarmente sottolineato dal presidente dell'Associazione Nazionale Alpini Favero nella presentazione della dunata di Vicenza, che è quello della pace, no? Visto questo particolare momento storico che purtroppo il mondo sta vivendo con queste guerre che sono ormai alle porte dell'Europa, è un messaggio di pace quello che si alza, no? dalla dunata di Vicenza degli alpini. Sì, il motto della dunata è proprio il sogno di pace degli alpini. È inutile soffermarci su quella che è l'importanza, soprattutto in questo momento. Noi, per ribadirlo, quest'anno partiamo, in particolare i marciatori partiranno dalle scuole elementari di Preganziol, proprio perché vogliamo far sapere anche ai ragazzi e ai genitori che saranno lì quanto la nostra attività mira a essere proprio portatrice di pace e di volontariato dappertutto. Quindi il sogno di pace degli alpini non è un puro slogan, ma lo viviamo e cerchiamo di farlo vivere a tutti giorno per giorno con le nostre attività. E dopo, oltre a questo, anche il gruppo di marciatori, mano a mano che sarà ospitato nei vari paesi, organizzerà delle attività con le scuole locali, sempre all'insegna del motto il sogno di pace degli alpini, che quest'anno cappeggerà. Ecco, Bruno Torresana, quindi è un impegno questo che vi vede impegnati anche proprio a fianco delle giovani generazioni, a fianco dei bambini, dei più piccoli, per cercare di insegnare a tutti anche quelli che sono i valori che stanno dietro il cappello che portate in testa. Sì, certamente sì, infatti
domani, ogni settimana comunque siamo in contatto con un asilo, sono sprovvisti per esempio per il pennone, sono sprovvisti del pennone della bandiera, mettiamo il pennone, facciamo un alzabandiera, cioè cerchiamo di coinvolgere i ragazzini anche a far passare questi piccoli messaggi. Diamo una mano in tutti i sensi, nelle scuole, cerchiamo di attivarci con i dirigenti in modo tale da far da trasmettere quelli che sono i nostri valori, la nostra voglia di fare volontariato, perché io parlo per me, però io vedo anche gli altri alpini che incontriamo nei vari gruppi, anche quelli che non conosciamo, che incontreremo appunto anche in questo caso quando andremo a Vicenza, c'è proprio questa voglia, questa intenzione di aiutare quelli che hanno bisogno. Oggi posso dire tranquillamente che gli alpini sono più di tutti quelli che mi riempiono la vita, perché io sono in pensione, lui no, lui deve lavorare ancora, però io sono in pensione e quindi per me prima c'è la famiglia, ma dopo ci sono subito gli alpini, quindi il tempo che impiego per gli alpini è molto, però lo faccio volentieri, appunto rivolto alle generazioni più giovani. Ecco, allora io vorrei che sentissimo adesso il servizio che è stato realizzato dalla nostra redazione di Vicenza proprio sui preparativi che sono in corso nel capoluogo berico per accogliere tutte le penne nere che arriveranno da tutta Italia per partecipare appunto alla 95esima adunata. Vediamo. Una festa sotto il segno della pace, il motto della 95esima adunata nazionale degli alpini che coinvolgerà i luoghi simbolo di Vicenza dal 10 al 12 maggio, a partire dal venerdì mattina alle 9 con l'alza bandiera solenne in Piazza dei Signori, che si svolgerà in collegamento con i quattro sacrari vicentini del Pasubio, di Asiago, del Cimone, del Grappa e con il Monte Ortigara, cui seguirà la deposizione di una corona, mentre alle 10.30 in Campo Marzo ci sarà l'inaugurazione della Cittadella degli Alpini. Al pomeriggio inizierà la sfilata dei vessilli da Piazza Castello a Piazza dei Signori, cui farà seguito la sfilata dei gonfaloni, dell'abaro nazionale, del vessillo della sezione di Vicenza e della bandiera di guerra. Formalmente cominciamo il venerdì mattina con l'alzabandiera, l'onore ai caduti, che sono per noi dei momenti importanti, forti di memoria, e nel tardo pomeriggio con l'arrivo delle due bandiere di guerra del settimo e del secondo alpini. Sabato 11 maggio i momenti ufficiali inizieranno alle 10 al Teatro Olimpico con l'incontro con le sezioni estere. Il sabato mattina ci sarà il saluto, che per noi è importantissimo, con le nostre sezioni all'estero, che sono ben 29 sparse in tutto il mondo e che saranno qui, mi dicono, presenti in forza. Più di 1000 alpini sono tornati e vengono per la adunata di Vicenza dall'estero, dalla lontana Australia, anche dal Brasile, anche dall'Argentina, ovviamente dal Nord America e anche da tutta la parte dell'Europa. Sabato, che proseguirà alle 13 con un lancio di paracadutisti al Parco Querini. Al pomeriggio, altro momento significativo con la celebrazione della messa al Duomo. Poi il pomeriggio ci sarà la Santa Messa, un momento, quindi terzo momento nostro di riferimento valoriale, e dopo la messa il saluto alle autorità e con le autorità locali. E poi il momento atteso con la sfilata di domenica, che prevede l'ammassamento a partire dalle 8 e che si chiuderà con la consegna della simbolica stecca alla sezione di Biella, cui spetterà l'onore nel 2025 di organizzare la adunata nazionale numero 96. Poi la domenica la grande sfilata, che comincerà alle 8:30 e finirà quando vorrà finire. Ecco, allora, questo quindi il programma che caratterizzerà questa 3 giorni di Vicenza degli Alpini. Stava dicendo Bruno Torresan al passaggio della stecca, no? A Biella l'anno prossimo sarà dura arrivare a piedi fin laggiù. Sarà dura, sì, perché i chilometri sono tanti. O si parte il mese prima oppure no, magari prendiamo il treno e arriviamo a 100 km, 150 km, facciamo l'ultimo tratto a piedi, vediamo cosa succederà. Dovete cominciare ad allenarvi fin da subito. Ma nel nostro gruppo abbiamo il gruppo trekking, quindi andiamo in montagna, quindi siamo un po' abituati, non è...
Oddio, l'età certamente non aiuta tantissimo, però si sa, si dice anche in una canta, gli alpini non hanno paura, quindi saremo in grado di affrontare. Se saremo magari in difficoltà, invece che 100 km faremo soltanto 80, ma qualcosa faremo. Comunque. L'importante comunque è un pezzo a piedi, farlo importante, comunque nel segno della di questa tradizione insomma, che avete già inaugurato da parecchi anni. Aiolo, abbiamo sentito nelle parole del presidente nazionale, appunto, ribadito nuovamente questo messaggio di pace. Di queste ore c'è stata anche una polemica, insomma, che ha fatto un po' discutere, ed è quella relativa alla statua dell'alpino che è in corso di installazione appunto a Padova, alpino ritratto con un fucile in mano. Voi che cosa ne pensate? Guarda, io ho letto la notizia, però devo dirle sinceramente che non capisco tutta questa polemica. Quella è una statua che fotografa un momento della nostra storia, né più né meno. E quel momento della nostra storia era proprio quello. C'era una guerra e c'erano dei soldati con delle armi, che poi erano stati mandati, quindi devo ancora sentire qualche soldato che sia stato contento di andare in guerra, perché lì si muore e non è una situazione che uno vorrebbe vivere. Credo che ci sia spazio per la statua degli alpini che fotografa un certo tipo di situazione storica e che ci sia spazio anche per altre statue che possono essere messe tranquillamente in altri quartieri o comunque in altre vie di Padova piuttosto che di altre città che simboleggiano altre figure ed altre motivazioni. Quindi non capisco sinceramente tutte queste polemiche. La nostra storia è scritta quella è, punto. E quella statua, diciamo, fotografa un certo momento, momento storico che quello era e nessuno lo può cambiare. E, anzi, io credo che la memoria sia indispensabile per non ripetere certi errori, che purtroppo comunque vediamo che si ripetono. Però la memoria è indispensabile. Un altro dei motti degli alpini è quello di onorare quelli che sono andati avanti aiutando chi ne ha bisogno. E quindi se non abbiamo memoria di chi è andato avanti e il perché, facciamo anche fatica ad aiutare quelli che invece ne hanno bisogno. Le due cose sono legate. Certo, allora io vorrei ritornare alle immagini con le quali abbiamo aperto questa parte del nostro telegiornale, che sono relative al concerto che il coro Anna di Preganziol ha tenuto sabato scorso a Carbonera, per sentire un altro brano, un altro spezzone insomma di questo concerto molto bello. Oh.
Ecco, delle immagini e delle canzoni davvero, davvero belle. Bruno Torresan, che cosa significa per voi la musica e il coro degli alpini? Il coro ci dà la possibilità intanto di vivere quelle che sono le cante degli alpini, anche perché se non le facciamo noi chi? Ma ci dà la possibilità di incontrare tantissime persone, tantissimi gruppi alpini. Cioè, diventa un modo di vivere, cantare diventa un modo di vivere. Già cantare in altre occasioni è già una cosa che ha una grande valenza, cantare con gli alpini per me ancora di più. Io la vivo come una cosa particolare. Sicuramente prove il lunedì, prove il giovedì, 2 ore ogni volta. C'è un po'. È un impegno, insomma. È un bel impegno perché magari certe volte non hai voglia, sei stanco, hai fatto qualcos'altro, però dopo, quando esci in concerto, ti ricompensa delle fatiche. Quindi per me il coro è una cosa importante. Sono tanti anni che canto e non so perché non mi sono ancora stancato. Ecco, Aiolo, è anche una bella storia, no? Il coro Anna di Preganziol. È una storia bellissima, ma non solo, è una storia che dura, perché il coro è nato nel 1976 e raggiungerà i 50 anni di attività a breve, quindi nel 2026. È una scadenza importante e stiamo cercando già di lavorare adesso per tutte le attività che dovranno festeggiare questa grande cosa. Non è da tutti trovare un collante che permetta per 50 anni di essere sempre insieme. Pensate che alcuni dei nostri coristi sono qui da quando è iniziato il coro, quindi dovete capire quanta passione ci mettono. Io per esempio mi sono aggregato molto dopo, ecco, ma se c'è un coro che per 50 anni continua ad andare d'accordo, vuol dire che sotto c'è un'amalgama straordinaria, e noi siamo veramente contenti di poter portare dove andiamo, dei momenti anche di spensieratezza, dei momenti di riflessione e anche un po' di allegria. Che non guasta mai. Allora io vi ringrazio davvero per essere stati con noi, grazie a Walter Aiolo e a Bruno Torresan, capogruppo e vice capogruppo degli Alpini di Preganziol, che rivedremo appunto prossimamente quando partiranno con questa lunga marcia che allora li porterà a Vicenza. Per martedì 7 maggio ore 8:30 partiremo dal scuola elementare di Preganziol Giovanni XXIII. E se ci sarete ci fa piacere. Molto molto volentieri. Allora grazie ancora, finisce qui questa prima edizione dei nostri telegiornali, grazie a tutti voi telespettatori che ci avete seguito, come sempre ci salutiamo dando un'occhiata alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci e buon pomeriggio. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Bentrovati al meteo. È un weekend movimentato dal punto di vista meteorologico. Un nuovo vortice ciclonico sfiora il nostro territorio, causando una lieve instabilità. Vediamo il dettaglio di domenica 21 aprile. Sul Veneto fino al mattino cielo sereno o poco nuvoloso. A seguire possibili precipitazioni sui rilievi e localmente fin verso le zone limitrofe. Quota neve attorno ai 1100-1200 metri. Temperature con andamento irregolare, minime tra 3 e 8 gradi, massime comprese tra 13 e 17 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Inizialmente più sole, nel pomeriggio possibile qualche precipitazione a carattere sparso, tuttavia meno probabile sulle zone costiere. Temperature minime sui 4-6 gradi, massime intorno ai 14-16 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà piuttosto soleggiato inizialmente, poi possibili piogge, specie dal pomeriggio sera. Temperature minime sui 3 gradi, massime sui 15-16 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia.
Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.